30 anni trascorsi a insegnare tra i banchi di un carcere minorile e l'esperienza umana e professionale vissuta da Mario Tagliani e raccolta nel volume Il Maestro Dentro, presentato il 23 febbraio nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Assemblea Regionale, in via Arsenale a Torino. Il libro nasce principalmente perché per i ragazzi di questa età, quindi gli adolescenti non acculturati, in effetti il panorama editoriale non offre quasi nulla. E quindi quando mi hanno proposto di scrivere la mia esperienza sul Ferrante ho pensato a loro, ho pensato a tutte quelle storie che mi sono passate davanti in 30 anni e che sono sicuro che i miei ragazzi avrebbero letto volentieri, e in effetti questo sta succedendo. All'evento, promosso e moderato dal garante dei detenuti Bruno Mellano, sono intervenuti con l'autore, la direttrice e il cappellano dell'Istituto Penale per i Minori Ferrante a Porti di Torino, Gabriella Picco e Don Domenico Ricca. Parlare con il maestro che da 30 anni insegna in carcere, con il cappellano che da 35 anni lavora nel carcere minorile Ferrante a Porti di Torino è un riconoscere una storia, ma anche un riconoscere un modello. Io spero, e l'azione del garante andrà in questo senso, nello spingere una riflessione che parta dalle buone prassi, dalle buone esperienze che anche a Torino abbiamo, anche in Piemonte abbiamo. Quella del Ferrante a Porti è sicuramente un'esperienza da copiare. È importantissimo un rapporto interno-esterno fortissimo, perché da un lato l'esterno deve entrare dentro il carcere per far conoscere ai ragazzi la realtà che c'è fuori, la realtà sana perlomeno. Di contro il carcere deve uscire fuori per farsi vedere per quello che realmente è. Io da quando sono direttore prediligo molto questi aspetti perché credo che sia fondamentale innanzitutto un discorso di trasparenza. Il carcere non è un luogo chiuso, non è un luogo in cui avvengono violenze o chissà quali cose tremende, ci sono tante vite, tante storie, alcune più tristi, alcune più allegre, ma comunque storie di vita di uomini e di ragazzi. E credo che sia bellissimo poterci entrare conoscendolo per quello che realmente è. L'importanza della rieducazione in carcere per due motivi. Il primo, molto semplice, è perché così il carcere diventa più vivibile e diventa meno una gabbia, meno un luogo di oppressione, meno quell'immagine che devono passare le giornate così, guardare il televisore, guardare i soffitti, no? E quindi secondo me questo è fondamentale, importante, perché almeno si sentono vivi e si sentono capaci di fare qualcosa. La seconda cosa è che proprio magari in queste offerte rieducative scoprono anche delle qualità che magari avevano mai avuto modo di scoprire in se stessi, cioè riscoprono, direi, di saper fare della musica, di saper scrivere, di saper recitare, anche di saper leggere e scrivere per quelli che non lo sanno ancora.